Benvenuti a Nativi Americani Ieri Oggi. E in questa puntata parleremo di un argomento molto amato. Praticamente parleremo di Lakota e del Black Hills. Lakota sarebbero poi i Sioux, diciamo ancora oggi, sia in America che altrove, insomma, sono identificati con la parola Sioux anziché quella Lakota in molti casi. Allora, diciamo che in un mondo che tende a smussare diversità e a livellare identità, in nome di quella fantastica invenzione chiamata globalizzazione, c'è chi, come i Lakota, resiste. Vediamo le tribù e le riserve brevemente perché, diciamo, cerchiamo di stare sempre entro i 20 minuti di puntata. La Great Sioux Nation, quindi l'Oceti Sakowin, che significa Seven Council Fire, Consiglio dei Sette Fuochi, è formata da sette popoli che sono uniti dal Petawakan, il Sacro Fuoco del Consiglio. Il significato di ogni cosa e della vita stessa tra i Lakota è basato sulla connessione e sulla appartenenza. E questo lo dimostra la famosa frase Mitakuye Oyazin, siamo tutti connessi o siamo tutti parenti. Ogni individuo fa parte di un Tiwahe, che è la famiglia, il nucleo familiare quindi che vive insieme. Ogni Tiwahe affluisce in un Tiospaye, che è una banda, quindi un insieme di Tiwahe. E ogni Tiospaye appartiene a un Oyate, un insieme di bande. Attenzione quindi, tutti gli Oyate insieme vanno a creare l'Oceti Sakowin, la grande nazione Lakota Sioux. I sette popoli che formano l'Oceti Sakowin sono il Tetowan, ovvero tutti Lakota, e che significa poi gente delle pianure, i Ndewakanton, quindi gli abitanti del lago sacro, i Wapekute, quindi gli arcieri tra le foglie, i Sissetowan, gente della palude, Wapetowan, abitanti tra le foglie, Yankton, villaggio in fondo, che sono stati poi chiamati erroneamente Nakota, e Yanktonai, quindi che significa piccolo villaggio in fondo. Il gruppo dei Tetowan, quindi il primo, o Lakota, è a sua volta diviso in sette tribù, che sono gli Umpapa, diciamo quella famosa di Toro Seduto, i Siasapa, i Minkonju, gli Itazico, gli Uenumpa, gli Oglala, e i Sichangu, chiamati anche Brulè. Le attuali riserve della Great Sioux Nation, così diciamo designata, cioè divisa in riserve, ma diciamo comunque sempre idealmente, spiritualmente e concettualmente collegata, sono 9 in Sud Dakota, quindi c'è la Pine Ridge Reservation degli Oglala, la Rosebud Sioux Reservation dei Sichangu, poi ci sono la Cheyenne River Reservation, la Standing Rock Reservation, la Crow Creek Reservation, la Flandreau Santee Sioux Reservation, Lower Brulé Reservation, Lake Traverse Reservation e infine la Yankton Sioux Tribe Reservation. In Nord Dakota abbiamo la Spirit Lake Tribe, che queste tribù, diciamo, ultime sono, raccolgono diverse, queste riserve raccolgono diverse delle tribù che abbiamo citato prima. In Nebraska abbiamo la Santee Sioux Reservation, in Minnesota ce ne sono 4, quindi la Lower Sioux Indian Reservation, la Upper Sioux Indian Reservation, la Shakopee Dewakanton Sioux Community e la Prairie Island Indian Community. Poi ci sono anche Dakota e Lakota che vivono anche in Canada, quindi ci sono 4 riserve in Saskatchewan e 4 in Manitoba. Nella Wood Mountain Lakota First Nation in Saskatchewan vivono gli Umpapa Lakota discendenti di Toro Seduto,
che si rifugiò in quell'area quando scappò dall'esercito americano tra il 1877 e il 1881, mentre appunto il capo papa Toro Seduto ritornò negli Stati Uniti dopo quattro anni, e una banda che all'epoca era appunto costituita da 37 famiglie rimase in Canada e nel 1930 fu riconosciuta dal governo canadese. Per altri dettagli, altre cose e così via, eventualmente diciamo consiglio di leggere, per altre informazioni così, consiglio di leggere il Lessico Lakota, che è un testo che contiene anche il dizionario Lakota. Veniamo alle Black Hills. Allora, fu la corsa all'oro del 1848 in California che creò al governo degli Stati Uniti l'urgenza di garantire ai migranti europei ed euroamericani il passaggio pacifico attraverso le grandi pianure che erano dominate dalle nazioni americane. Quindi fu promosso il Grande Consiglio di Fort Laramie, il primo, con lo scopo di firmare trattati di pace con le tribù, assegnare loro delle terre che potessero godere in esclusiva, e però sulle quali permettessero effettivamente il transito ai coloni. Quindi l'obiettivo del trattato era placare lotte, rappresaglie sia con i bianchi sia fra le diverse tribù, e fermare un po' le dispute territoriali e ovviamente civilizzare la regione. Furono invitati i rappresentanti dei vari popoli, quindi Cheyenne, Lakota, Arapaho, Crow, Assiniboine, Crow-Ant, Shoshone, Mandan, Itatsa, Arikara. Il trattato di Fort Laramie del 1851 fu sottoscritto da tutte le tribù tranne Crow e garantiva un risarcimento in denaro per il confinamento e per la loro riduzione in territorio, oltre ad altri benefits che erano ad esempio razioni di cibo e così via. Molte di quelle somme promesse però non furono mai pagate. I Lakota ottennero il territorio delle Black Hills, ma nonostante questi accordi di pace arrivarono presto le violazioni. Il disastro fu causato in particolare dalla Colorado Gold Rush del 1858, che creò una vera e propria invasione da parte dei coloni delle terre che erano state garantite invece ai nativi dal trattato di Fort Laramie. I bianchi sconfinarono ovunque su quelle terre e anche ovviamente andando a caccia dei bisonti, uccidendone da quel periodo in poi circa 100.000 l'anno per le pellicce, per divertimento, per affamare i nativi americani. E quindi con la stessa velocità con cui i bisonti andarono incontro all'estinzione, i patti del trattato sfumarono, andarono in pezzi. E le grandi pianure apparivano effettivamente come una enorme polveriera sul punto di esplodere. Inoltre c'era anche la costruzione della Union Pacific Railway, che era la ferrovia che attraversava i territori indiani, che praticamente sconvolse le zone più remote delle praterie che attraversava. Gli Stati Uniti nel frattempo lavoravano comunque al quello che era il perfezionamento del loro piano primario. Il piano primario era relegare i nativi americani in riserve, ridurre sempre di più i loro territori, sottoporli a una civilizzazione forzata, di cui abbiamo parlato anche con le Indian Residential Schools, le scuole residenziali indiane e così via, e soggiogarli, privarli di autonomia e di potere decisionale. Nel 1868 il governo americano ritenne necessaria la proposta di un secondo trattato di Fort Laramie, che fu sottoscritto dopo
trattative durate 192 giorni dai vari capi delle tribù, tra i Lakota, appunto gli Oglala, i Minikonju, i Sichangu e così via. E ovviamente essi firmarono con la X, di chi non sa leggere né scrivere, tantissime pagine di regole e condizioni, basandosi sulla fiducia mal riposta nell'uomo bianco e nel grande padre bianco di Washington, il presidente degli Stati Uniti. I Lakota, il popolo quindi più fiero, combattivo e meno arrendevole, erano il principale obiettivo di questo trattato, e solo concedergli per sempre le sacre Black Hills fu il passo decisivo per portarli a firmare. Ma l'avidità degli uomini bianchi e le risorse minerarie del suolo Lakota portarono presto il governo degli Stati Uniti a rompere questa pace fittizia e a rompere ovviamente gli accordi presi. Sulle Black Hills diciamo che i Lakota incentrarono la loro identità culturale e spirituale sulle Black Hills, che furono elette in realtà un vero e proprio simbolo universale per i Lakota. E con il trattato di Fort Laramie del 1868 era nata la Great Sioux Reservation, quindi era un territorio che andava dall'attuale Sud Dakota e parte del Nebraska, il cui nucleo praticamente erano proprio le Black Hills, le Pahasapa. Esse raccoglievano spiritualmente le tribù Lakota e ne costituivano il cuore pulsante, le Black Hills. Nel 1874 fu però organizzata la Black Hills Expedition e indovinate da chi era capitanata? Era capitanata dal famoso George Armstrong Custer, che ritroveremo poco tempo dopo, un paio d'anni dopo. Una spedizione esplorativa dell'esercito americano, praticamente, che era accompagnata da esperti alla ricerca di risorse minerarie. Le Black Hills erano un territorio inesplorato, cioè se ne parlava, se ne magnificava una misteriosa bellezza, e al punto che i bianchi pensavano addirittura che vi potessero scorrere fiumi di ambrosia, e anche Custer comunque ne parla nel suo diario, dicendo che effettivamente era proprio un territorio meraviglioso. Però fu trovato l'oro. A partire in particolare dal novembre 1975 furono scoperti enormi giacimenti d'oro ed argento, quindi l'area delle Black Hills divenne in poco tempo la più densamente popolata dello stato del Dakota, che allora all'epoca non era diviso ancora tra nord e sud, e quindi il trattato di Fort Laramie fu infranto, la terra dei Lakota fu invasa e dissacrata, e le ferrovie dilagarono in zone ancora più remote. Quindi la libertà del popolo dei guerrieri Lakota apparve compromessa per sempre. Le Black Hills furono espropriate con la forza e la guerra fu inevitabile, le conseguenze furono devastanti. A proposito delle Black Hills, c'è da dire che i Lakota non hanno mai e poi mai rinunciato all'idea di rientrarne in possesso. Hanno sempre rifiutato la validità dell'appropriazione da parte del governo degli Stati Uniti e hanno reclamato sempre il trattato di Fort Laramie, gli accordi che gli erano stati garantiti. Nel 1923 fecero il tentativo di una petizione che fu rigettata nel 1942, 19 anni dopo. Ma loro perseverarono. La Corte Suprema, il 23 luglio del 1980, stabilì, nel caso United States vs. Sioux Nation of Indians,
la illegalità del furto delle Black Hills ai Lakota e stabilì la colpevolezza degli Stati Uniti. Quindi fu emessa una sentenza per la quale fosse loro pagato un compenso più gli interessi, ma i Lakota rifiutarono perché l'unico obiettivo era ed è tuttora rientrare in possesso delle Black Hills. Non hanno voluto accettare assolutamente denaro. La cifra in compensazione, che nel 2015, pensate, ammontava a oltre $1 miliardo, quindi insomma diciamo comincia a essere una somma abbastanza importante, ma mai quanto le Black Hills, rimane tuttora in un conto bancario ed accumula interessi. Quindi questi soldi sono tuttora lì. Un anziano leader Oglala Lakota, Leonard Littlefinger, ha affermato: una delle mie paure è che verrà un giorno in cui il Bureau of Indian Affairs si siederà a un tavolo con i Lakota, con i rappresentanti dei Lakota, facendo un'offerta e che la nostra gente accetterà il denaro. A quel punto migliaia di anni di valore spirituale delle Black Hills verranno messi da parte a causa di una nuova cultura dominante, quella dei bianchi. E allora anche la mia gente darà importanza al denaro e dimenticheremo da dove veniamo. E faccio una piccola nota per dire che nel 1877, tornando diciamo agli anni bui delle guerre, iniziò la campagna Sell or Starve, vendi o muori di fame, in cui gli Stati Uniti tagliarono tutte le razioni di cibo ai Lakota per indurle a cedere e abbandonare le Black Hills. E quindi fu emesso con l'agreement nel 1877 con cui furono annullati tutti i diritti sulle terre della Grey Sioux Reservation, e che furono ritagliate appunto in diverse riserve più piccole, escludendo però le Black Hills. E come si trova scritto negli atti pubblici dell'epoca, ogni decisione presa era for their benefit, per a loro beneficio, a beneficio dei nativi americani, dei Lakota. E il vantaggio in realtà era quello dell'assimilazione forzata e della esclusione dai loro diritti, diritti sempre più rosicati. E in realtà loro erano giudicati incapaci di badare a se stessi e andavano salvati dalla loro stessa cultura e identità di selvaggi. Dal 1877 in poi il declino per i Lakota fu inevitabile, quindi ricordiamoci, fu la uccisione di Cavallo Pazzo nel 1877, quella di Toro Seduto nel 1890, adesso non entriamo poi nel dettaglio diciamo degli episodi che vedremo magari in un'altra puntata, e poi ci fu il massacro di Wounded Knee. Quindi cioè, le tribù furono in uno stato profondo di prostrazione, però il loro spirito combattivo non fu mai sopito. Nel 1889 ci fu un ennesimo durissimo colpo per i Lakota, quindi praticamente la Great Sioux Reservation fu smembrata e divisa in 5 piccole riserve, vendendo milioni di acri in eccesso ai coloni, allevatori, agricoltori bianchi. E poi, e questo per tutti i nativi americani, un ulteriore periodo nero iniziò nel 1887 con il Dawes Act, dove il governo assegnò a ogni famiglia nativa nelle riserve un lotto di 160 acri, con la possibilità poi in seguito di venderlo, e fu tolto quindi alla proprietà tribale della tribù tutto il resto del territorio, quello che doveva essere per la caccia, per la pesca, per tutti i loro diritti. Quindi
effettivamente stiamo parlando di un furto senza fine. Ne conseguì per tutti i nativi americani una emorragia totale dei già rosicati territori che erano stati promessi e diciamo ridotti sempre di più dai trattati. Pensate che la terra posseduta dagli indiani scese da 138 milioni di acri, che sono 560.000 km quadrati, nel 1887 a 78, quindi quasi la metà, 320.000 km quadrati nel 1900, e poi arrivò a 48 milioni di acri, quindi 190.000 km quadrati nel 1934. Come abbiamo visto nella puntata precedente, diciamo comunque circa oggi le terre tribali sono circa un 2% totale su tutto il territorio degli Stati Uniti, quindi un 2% rispetto a quello che era loro per il 100% in realtà. Comunque i Lakota non hanno pace. Essi sono i protettori della natura, dell'acqua e delle Black Hills. E gli uomini bianchi continuano imperterriti a inseguire sempre e solo il denaro, lo sappiamo anche a casa nostra, calpestando i loro diritti. Le ultime occupazioni e proteste dei Lakota in corso di alcuni anni sono state soprattutto a causa di due oleodotti di cui hanno cercato di bloccare la costruzione, il DAPL, sarebbe il Dakota Access Pipeline, che è stato portato a termine sotto l'amministrazione Trump, e l'XL Keystone, braccio del mastodontico Keystone Pipeline, un mastodontico oleodotto. L'avvelenamento della terra e dell'acqua sulle Black Hills, però, è una minaccia che proviene non solo da questo fluire di dollari in forma di petrolio, ma anche dalla tossicità di miniere di uranio e dal continuo fracking praticato per la ricerca di gas e oro nero e dalla riapertura di miniere d'oro e d'argento. E questo è un problema oggi molto sentito, nel senso che a riunioni di attivisti a cui ho partecipato effettivamente insomma si parlava proprio di questo. Ecco, quindi sono in realtà queste avvertite dai Lakota come mille ferite inferte alle terre sacre. Ma i Lakota combattono e continuano a combattere, non più con arco e frecce, ma armati della forza della ragione incontestabile di avere un futuro per se stessi, per le Black Hills e per Uncimaca, la grande madre terra.